A tutti ragazzi e ragazze, oggi nuova ricetta di un contorno light con verdure e tanto altro. Io ho preparato zucchine, melanzane e peperoni. Poi ci serve un po' di pangrattato, un po' di origano fresco magari, del sale fino, dei funghi, questi sono funghi freschi ma anche quelli in scatola vanno bene, dei pomodori, dei capperi, una bella teglia dove mettere le nostre verdure, un tagliere e uno strumento per tagliuzzare le nostre verdure. Io utilizzo questo Nicer Dicer che è davvero comodissimo, ma potete tranquillamente utilizzare il vostro coltello. Ecco, io inizio a tagliare a rondelle le mie zucchine. Dopodiché utilizzerò, come vi ho detto prima, il Nicer Dicer per tagliuzzarle a piccoli cubetti, ma ovviamente potete fare lo stesso procedimento anche con il vostro coltello. Ed eccole qui, tutte tagliuzzate perfettamente. Faccio la stessa operazione anche con le melanzane. Ora iniziamo a mettere zucchine e melanzane nella nostra teglia e continuiamo tagliando i peperoni. Io ho tagliato sia i peperoni gialli che quelli rossi. Facciamo la stessa cosa anche con i pomodori. Ora alla nostra teglia aggiungiamo i funghi precedentemente tagliuzzati, i capperi, un po' di sale, l'origano che io in questo video non metterò in quanto a casa dei miei genitori non tanto piace, ma voi ovviamente potete inserirlo insieme anche ad altre erbe aromatiche, un po' di olio e poi dobbiamo aver cura di girare tutto con un mestolo. Dopodiché ci aggiungiamo un bel po' di pangrattato e continuiamo a girare. Ecco qui allora, la nostra teglia è praticamente pronta, ora non ci resta altro che metterla in forno a 200 gradi per circa 30-35 minuti. Ogni 10 minuti vi consiglio di andare lì e girare un attimo con il mestolo. Ecco, questo è l'effetto finale. Ovviamente se inserito il composto all'interno di un recipiente di terracotta riuscirà a conservare perfettamente il sapore. Fatemi sapere cosa ne pensate, aspetto sui social network, un bacione!